stai facendo questo, pizza? Lo sai che sei sempre amato! Aiutatemi! Amici miei, sono in debito con voi. Per favore, permettetemi di prepararvi una cenetta. Siete miei ospiti. Hai il nostro permesso. Qual è il piatto che preferite? La pizza! Murakami-san, sei di una bravura pazzesca! Sei abile come un ninja, ma hai fornelli? Pizza gyoza! Sarebbero ravioli di pizza? Deliziosa! Ho vinto un biglietto di sola andata per le Cornea City! Anche la mia insalata è ottima! Ah, Murakami-san, i dragoni purpurei si fanno vedere spesso? Sì, purtroppo. Pretendono una tangente per proteggermi e io mi rifiuto di pagarla. Di sicuro torneranno. Peccato che qualcuno non abbia voluto fermarli. A voi non sembra che Leo si comporti in modo strano? E come? Ho l'impressione che sia ossessionato da quell'uomo. Chiediamo a Splinter che cosa dobbiamo fare. Magari potessimo. Ha portato fuori April per un'esercitazione. Senti, Donatello, dobbiamo distruggere quell'uomo prima che si schiuda. Sono d'accordo, ma non ci lascia neanche avvicinare. Allora facciamo in modo che sia lui a venire da noi. La pizza? Leo, è la tua preferita? È con le caramelle gommose, le acciughe e il peperoncino! A dire il vero, è la tua preferita. Tienimi dietro e basta! Leo! Dai, 5 minuti di pausa. Temevo che non l'avrebbe mai detto. Pizza per tutti! Vi siete allenati bene, molto bravi, grande miglioramento, ottimo lavoro. Sono una cosa terribile. Tranquillo, quando sarà il momento tireranno fuori le unghie. A noi serve che tirino fuori le armi. Sì, non sottilizziamo troppo adesso. Ti ringrazio, gatta gelato. Ecco, tieni, questo è per te. Scusa tanto, ma quella roba che cosa sarebbe? È la gattina mutante di Mickey fatta di gelato, amico. Però questo posto è forte, è veramente ganzo. Incredibile. E quell'animale esattamente di che specie è? Vi presento il piccolo Mordicchio, una tartaruga aliena che sto allevando. Caspita, le nostre dimensioni parallele sono molto diverse. Voi sapete perché il vostro Shredder e Krang sono entrati in questa dimensione? Non ne siamo sicuri, ma quei due vivono per conquistare un altro mondo, distruggere un pianeta o trasformare noi in polpette. Questa è la verità. Non avete informazioni utili? Allora, Shredder sarà anche un esaltato, ma la tecnologia di Krang può essere estremamente pericolosa. Puoi dirlo forte. L'ultima volta ha quasi fatto esplodere 3 realtà parallele. Ci serve un piano per rimandare quei due nella loro dimensione. Quando è stata l'ultima volta che hai messo in ordine? E poi da quando porti le mutande bianche? Senti, bello, è una storia che ti racconterò un'altra volta. Concentrati sugli scoiattoli, entiendes? Ma certo, è un'idea magnifica!
Mi faccio i complimenti da solo. Ehi, piccolo scoiattolino, non hai fame? Oh. Vieni qui, scoiattolino. Oh. Non ne vuoi un morsichino? Oh. Ma dov'è quella bestiaccia? Oh! Sono tornato e ho portato compagnia. Vi do il benvenuto nella bella casa di Michelangelo. Che spettacolo! Lui è il mio miglior amico, il signor Antonio. Batti il 3, campione! È pazzesco! Le grandi storie del passato! Sì, sì. C'è qualcosa da mangiare? Lo sai che dove c'è Mickey la pizza non manca mai! Non ho più lo stomaco, ma ho voglia di vomitare! Dateci dentro! Quelle sono piene d'acqua! Bisogna idratarsi! Ha un gusto pessimo! Ah, in effetti l'acqua è di là! Mickey, mi spieghi come hai fatto a sopravvivere? Grazie ai consigli della grande pizza! Hai saputo le belle notizie che la riguardano? Lei è tutti noi! Sei tu! Sono io! È questa piccola sardina! Piantala! Assaporala, deliziosa mescolanza dei miei quattro formaggi fusi! Assaporala! Assaporala! Non pensavo che l'avrei mai detto a una pizza, ma non ho nessuna intenzione di mangiarti! Guarda, c'è una fetta di salame! Dove? Mangiami! Lasciami in pace! Ragazzi, aiutatemi! Non vedete quello che succede? Sì, ti rotoli sul pavimento e sei coperto di pizza. Più o meno come tutti i giorni. Aspetta, quella lì è la pizza che abbiamo ordinato ad Antonio. Beh, sì, ma è cattiva, ve l'assicuro, cattivissima! Guardate! Su, muoviti, pizza, di qualcosa! Mi stai mettendo in imbarazzo. Un'altra stupida scusa per mangiarti la nostra pizza. Grazie di averci rovinato la cena, Mickey. Beh, non siete obbligati a credermi. Vorrà dire che andrò ad Antonio e gli ordinerò un'altra pizza. Scommetto che in futuro non ti crederanno mai più. Ne è valsa la pena sacrificarmi. Adesso vado nella luce. Una cosa simile non mi era mai capitata. Che cosa può rendere questa pizza super? Già, la salsa piccante! Adoro la salsa piccante sulla pizza! Manda in estasi Mickey di gioia sprizza! Ma quello che più ancora la elettrizza, sai cos'è? Metterci sopra anche qualche acciuga! Un po' di vermi non possono mancare, né aglio, cipolline o marshmallow in più! Ma perché sia bella come la vuoi tu? Devi aggiungerci un ingrediente che non sia blu, la mozzarella!
La mozzarella è buona e bella, le do un bel 10 in pagella. Gatta la crema, digli di sì, se non è un problema. Gatta, 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 gatta. Voglio la mozzarella, anche un po' di cannella. Vuoi smetterla gatta, di gatta, cantare? Gatta, mi stai rompendo i teeth. Che cos'è questo odore disgustoso? Se con disgustoso intendi delizioso, sono d'accordo. Divoratela! Non ha un aspetto sublime? Oggi sono a dieta. Io sono già pieno. Questa volta passo. Beh, peggio per voi. Dove la trovate una pizza migliore? Mangi qualsiasi cosa. Ho battuto il mio record personale di disgusto. Insomma, ragazzi, quanto tempo ci vuole per passare dall'altra parte del cosmo? Intendi nel sistema pizza ZZ3 Pluralix Beta? Quasi non ci credo che te lo ricordi, Mickey. Ma cosa pizza, pizza, pizza? Vorresti dire io ho una memoria prodigiosa, fratello? Almeno troveremo l'ultimo pezzo del generatore di buchi neri. Ci vorrà un po' ad arrivare fin là. Perciò abbiamo il tempo per Chris Bradford e la sua squadra due volte tosta. Oh, che dolore. Il corpo è distrutto. No, Ciocio. Se vuoi un'altra porzione del mix extra energetico con nocciole al miele di Chris, dovrai prima affrontare i ninja e sgominarli. Eh? Pensa a quello che ti ho insegnato. Pensa alle nocciole al miele. Scusa, Ciocio, ho avuto un improvviso attacco di fame. Il mix extra energetico con nocciole al miele di Chris è semplicemente irresistibile. La peggiore battuta di sempre! Ecco la pizza! Ma come? Ne hai presa una e basta? Io di solito ne mangio due da solo e non riesco a saziarmi! Perché non ti rilassi? Nessuno mi porta via la pizza! Buia cazzà! Mickey! È pazzesco, non ci posso credere! Dov'è la pizza? State dov'è qui a spassarvela mentre Karai ha bisogno d'aiuto! Ti prego, non ricominciare! Dobbiamo andare a salvarla! Senti, magari ora si è convinta che Splinter è suo padre, ma è pur sempre stata allevata da Shredder. Pensi che si ribellerà di colpo contro di lui? Sì, ne sono sicuro. E comunque, sono io il leader o no? Beh, più o meno. Come sarebbe a dire? Smetto di esserlo appena vi chiedo qualcosa che non vi va di fare? E va bene. Vado a dare un'occhiata al covo di Shredder per vedere se ha dei punti deboli. Aspetta, veniamo con te. Ma non significa che partecipiamo. Pizza, pizza, pizza! Muoviti! Funzionato. Ti vanterai più tardi, ora salviamo Etri. Assaggio!
il mio pugno barbarico! Ah! Era quello che ci voleva, gatta gelato! Una serata fantastica con pizza, gelato e cartoni animati! Ah! E adesso facciamo un po' di lotta! Prendi questo! Mickey, ma che cosa stai facendo? Ciao ragazzi! Non è come sembra, stavo soltanto studiando le tecniche di combattimento dei barbari! Hai distrutto tutta la stanza! Ah, non è vero! È la terza volta in una settimana che combini guai! Pulisci la stanza adesso! E tu torna nel frigo! E non muoverti da lì! Quando torniamo non deve esserci neanche una macchia! Altro che ninja! Sei solo un pasticcione! Sono un problema per loro? Va bene! Volevo soltanto divertirmi! Ma col cavolo che resto dove non mi vogliono! Mi mancherai, gatta gelato? Dì agli altri che me ne sono andato! Tornerò a New York, qui non sono ben accetto! Mi dispiace, mia piccola amica! April si prenderà cura di te! Non fa parte della federazione, perciò state attenti a... Non preoccuparti, Fugitoide, noi siamo tipi sereni e tranquilli. Pace! Vi giuro che non credo ai miei occhi. D'accordo, dividiamoci e diamo un'occhiata in giro. Ci ritroviamo alla navicella tra 20 minuti. Cibo! Ah, voglio cibo! I viaggi spaziali mi mettono una gran fame! Benvenuto, mio buon amico! Abbiamo molte prelibatezze da tutta la galassia! Ad esempio, carne cruda merusiana, ciambelle di Obi-Wan, bifurisioa di nagro dolce! Ah, non mi piace niente! Pizza! Ah, cavoli! Io ho una fame da lupi! Oh, che cosa sarà? Sembra abbastanza normale. Sono dei mangiafaccia! Lascia la mia faccia! Corsa! Che cosa hai fatto? La torta Yoboxian era l'ultima della sua specie! Ti costerà 240 Zemulak! Pagami subito! Ecco, adesso non ho soldi spaziali con me, ma ho della pizza muffita che ti potrebbe interessare. Dammi quello che mi devi o te la farò pagare io! Miraggio! C'è qualcuno? Quella fetta di pizza ha un proprietario? Eh? Ah, allora è tutta mia! Allora, ti è piaciuto il mio attacco furtivo? Sarà questo che perfezioneremo nell'allenamento di oggi. Così non è giusto, non ti ho visto arrivare. Ecco perché viene chiamato furtivo, genio. Lo sai che non dovresti mangiare la pizza che trovi sui tetti? E per quale ragione? Era uno dei miei 10 tipi preferiti. Adesso statemi a sentire. Per un attacco furtivo ci vogliono un diversivo e un nascondiglio. È chiaro fin qui? Raff e Mickey, provateci voi. Io non ne ho nessuna voglia. E tu, Raff? Raff? Attacco
furtivo! No, lasciami! Non vale! Odio gli attacchi furtivi! Ah sì? Beh, vediamo se cambia la musica! Va bene, mi arrendo. Questo round l'hai vinto tu. Metalhead, usa il tuo scanner per cercare una stanza segreta o un passaggio nascosto. Vai, solletico! Raggi solleticanti? È un aggiornamento davvero utile, Donny. Per tua informazione, ha uno scanner volumetrico tridimensionale. Questo non ha alcun senso. Dovrebbero esserci i segni delle gomme sul pavimento, ma i Krang non hanno lasciato tracce. È una cosa che... Ah, eh? Un burrito super macio? E vai! E il massimo è la combinazione tra la pizza e il burrito! Ti chiamerò Pizzarito! Sei super e anche macio! Deve essere mio! Chissà da quanto tempo è lì dentro. Che importa? È sempre un burrito super e macio, con il chili e il formaggio. Hai il braccio incastrato, vero? Ah, può darsi di sì. Probabilmente c'è quella possibilità. Wow! Sembra un distributore automatico arrivato fin qui dal futuro. È un computer dei Krang. Complimenti, Mickey, sei un vero genio. Finalmente lo riconosci. Ci potrà dire dove sono finiti i Krang? Metalhead, prova se riesci a entrare nel database. Forse così scopriamo dove sono andati. Secondo te collegare Metalhead a un apparecchio alieno sconosciuto è una buona idea? Fidati di me, Leo, anche lui ha un processore dei Krang, perciò è compatibile con i loro computer. Che cosa può andare storto? Funghi, olive, mozzarella su! Pepe, cipolle, mortadella! Gli umani sono buoni, dai, assaggiali anche tu! Una pizza che ti divora è un incubo! E la cosa peggiore è che sta diventando realtà! Sì, sì! Continuate a portarmi altri affezionati clienti, troveremo un posticino a tutti! Mettete gli altri dentro a quei calzoni! Saranno il gustoso ripieno per il banchetto che si terrà questa sera! Che cosa facciamo con quelli verdi, padrone? Devono aver sicuramente assaggiato l'ingrediente segreto! Posso assoldarli come mia guardia del corpo alla mozzarella! Direi che la festa è finita, Pizza Face! Pizza Face? Sì, questo nome mi piace perché tengo una pizza al posto della faccia! Prendetelo! Ah, ragazzi, tornate in voi! Ops, mi dispiace, donna! Oh, cavoli! Mi dispiace, Leo! Non mi dispiace, Raff. Vacci piano, Sensei! Vacci piano! Ora che faccio? Ecco, beccati questo! C'è solo un modo per fermarti! Prendere il vostro capo! Non so se sono d'accordo! È finita, tartaruga! La mia festa può avere inizio! Oh, che bello aspetto! Sarà delizioso! No! Ora se li mangerà tutti! Ho fallito!
solo un modo per venirne fuori. Devo crearmi la via di fuga a morsi. Aspetta! Oh, mamma mia, che stai facendo? No, no, fermati! Era un'ottima polpetta piccante. No! No! No, no, no! 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 Colpa mia se gli è andato addosso quel liquido. Eh? Guarda che ora devo rimediare. Donny! Basta, Donny! Allora, da dove cominciamo? Oh? Oh! Ah! Che ne pensi, maestro Splinter? È possibile che la causa del suo stato attuale possa essere anche la cura. Forse la meditazione potrebbe aiutarlo. Il gatto delle nevi mi sta rubando la materia grigia! Ormai siamo spacciati! Mi sto sciogliendo! Sciogliendo! Una lunga meditazione? Oh, perfino Mickey è un genio in confronto a lui. Aspetta, dov'è finito il genio? Oh? E il salame per dare sapore! Guardate, ragazzi! Il succo della furbizia per Donny! È delizioso! Sei impazzito! Non sai che effetto potrebbe avere su di lui! Siete convinti che soltanto Donny se ne intenda di roba scientifica? Ma io sono uno che osserva! Vi ricordate di quella brutta vespa mutante? Questa è tutta un'altra faccenda, Mickey! La pizza frullata! No! Donny! Donny? Di qualcosa! Mickey! Oh, il terremoto! Che succede? Ragazzi, abbiamo peggiorato le cose!